pensiero, una benedizione alla sua associazione, sarà un grande frutto in futuro, che come dicevo non manca ad arrivare, perché i pensamenti arrivano in ogni momento. Il mio intervento è molto breve perché siamo una preghiera, quindi anche perché penso che Patrizia ci tenesse anche a questo momento ed è in suo nome che ci incontriamo tutti i mesi per pregare. Sono contento che un medico citi il Vangelo, tra l'altro ha citato il Vangelo di ieri, domani, che avrei voluto citare da questo momento di preghiera perché penso che, come ha detto giustamente il dottore, calza per me. Ecco, io semplicemente lo riprendo, ma davvero sono felice quando qualcuno ci ruba il lavoro, mi sento bello così, è anche un momento. Devi prendere dai medico se il piccolo grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Per cui come abbiamo sentito davvero oggi è uno di tanti elementi, di tanti frutti che è la vita di Patrizia e dove all'interno della vita c'è anche quel momento particolare che è la morte, ecco, ha portato, continua a portare, uno è questo, penso che a lei che ha conosciuto Patrizia, lo sa benissimo, aveva molto più paura e temeva molto di più il male del peccato e della lontananza da Dio che non il male del canto. È per questo che penso che l'associazione, chi veramente vuole bene a Patrizia e vuole bene al suo ricordo, e insieme porta avanti queste lotte contro quel mistero del male che si presenta in tante forme, anche nella forma aggressiva di una malattia che può portare via delle persone care, ma anche nella forma aggressiva del peccato che può portarci via da noi stessi e dalla bellezza dell'immagine di Dio scampata in noi. Ma con questi sentimenti preghiamo, riferendoci all'unico Padre che è nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a te, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma in grazia la tua mano. Maria Santissima, vogliamo fidare anche tu. Gli ammalati, le persone che soffrono a causa del canto, tutte le persone che stanno loro accanto, familiari, amici, medici, in qualche modo anche ricercatori, in modo diverso, penso ognuno di noi sperimenta una vicinanza a queste persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Su voi, quando portate la riconoscenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ma invitare solo gli avere del direttivo e tutte le commissioni mediche religiose importanti, che sono fatte, che sono a poco in bordo, e poi possiamo avviarci davanti alla.